C'è l'ambiente al centro dell'attività politica del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale a Lucca delle ultime settimane. Massimiliano Bindocci, portavoce pentastellato in città, ha incassato dai colleghi consiglieri due adesioni. L'obiettivo delle mozioni presentate, che saranno discusse in una delle prossime assisi, è quello di promuovere la creazione delle comunità energetiche e dell'autoconsumo, da un lato, e dall'altro di alzare l'attenzione sul 5G, chiedendo di mantenere livelli cautelativi nelle concessioni alle compagnie telefoniche. Una normativa comunitaria prevede questa possibilità di fare delle comunità energetiche, cioè dei privati che si mettono insieme a livello individuale, ma anche piccole attività, per produrre energia. E questa cosa può davvero essere fatta. Il Comune può fare molto per aiutare. Non esistono esperienze, a parte qualcosa in Emilia-Romagna, credo in Lombardia, in Puglia, qualche piccolo caso dove il Comune è intervenuto, sia mettendo a disposizione know-how, sia mettendo a disposizione strutture, spazi, dando i permessi e agevolando questi percorsi. Ci sono degli studi ampi che dimostrano che l'esposizione a 5G per lunghi periodi, con frequenze alte, crea dei problemi alla salute. Non è che sono teorie complottiste, sono studi scientifici. E su questa cosa quindi la richiesta nostra di lavorare, mantenere il principio cautelare e scrivere al governo affinché l'amministrazione si faccia carico di questo tema è stata una richiesta presentata in commissione, questa è stata approvata e ora spero che in consiglio quanto prima venga confermata. Non manca un cenno anche ai lavori per i quartieri social a San Concordio, che stavolta vedono il consigliere opporsi alle posizioni dell'amministrazione. Sul San Concordio poi abbiamo discusso ampiamente su quello che viene fatto, anche l'abbattimento di 40 alberi è uno scempio. Sugli alberi abbiamo visto anche un passo indietro, il famoso tiglio della stazione, la nostra battaglia, il tiglio non si taglia, è stata finalmente risultata vincente, alla fine il tiglio verrà curato come deve essere. Deve cambiare un po' la mentalità.